Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato! Purtroppo non sono meravigliato, il modo, l'approccio burocratico che il Consiglio Superiore della Magistratura ha avuto ormai da anni rispetto al tema dell'isolamento, della solitudine dei magistrati, della sicurezza dei magistrati più impegnati sul tema della lotta alla mafia in generale e soprattutto nei confronti di quelli che hanno toccato certi fili, mafia politica, mafia istituzionale, non parliamo poi della trattativa, non è stato mai quello di sostegno, ma è stato di critica, denigrazione, isolamento, talvolta perfino persecuzione. Ma è chiaro che io non penso che sia Totò Riina quello che dobbiamo avere più paura, ma sono tutti gli impuniti responsabili delle stragi del 92-93 della trattativa, quei mandanti a volto coperto che purtroppo non sono stati ancora individuati, alcuni dei responsabili della trattativa che non sono stati individuati e non sono stati individuati perché sono stati coperti dalla politica che ha ostacolato in tutti i modi la procura di Palermo in questi anni. Il pericolo c'è sempre, soprattutto nei momenti di grande fibrillazione e di tensione, anche nei momenti di stabilità politica come è questo. In genere le stragi hanno funzione stabilizzante, per stabilizzare un quadro politico come questo del governo delle larghe intese che rischia di incrinarsi. È chiaro che è un bel attentato mafioso, soprattutto quando c'è il vice premier che dice di stare dalla parte della magistratura, servirebbe a sostenere di più il governo delle larghe intese. Questa è la seconda mobilitazione che noi facciamo delle agende rosse insieme a tutta la società civile palermitana. La prima è stata il 18 novembre, un mese fa, ma noi ci siamo ripromessi di mantenere sempre l'attenzione alta. Ancora il bomb jammer, che è un dispositivo che dovrebbe servire al dottor Di Matteo e alla sua scorta per disinnescare eventuali segnali di telecomandi che fanno esplodere esplosivi, non è stato ancora dotato. In altre cose, anche se il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, l'aveva dato in conferenza stampa come già disposto, però era subordinato a dei test sulla salute. Se, con questa manifestazione non vogliamo distogliere l'attenzione da ciò che rischiano anche gli altri magistrati della procura sempre di Palermo, quindi di Tartaglia, il dottor Tartaglia, il dottor Teresi, del dottor Del Bene, ma anche i magistrati della procura di Caltanissetta come il dottor Nico Gozzo, che anche lui recentemente ha avuto recenti minacce di morte. E poi noi non ci scordiamo che in questo processo non sono solo i magistrati a essere oggetto di non pesanti minacce, ma di veri e propri ordini di morte, come dice il dottor Di Matteo. Anche per i testimoni importanti di questo processo come Massimo Cencimino, che secondo noi dovrebbe essere dotato di una scorta o comunque dovrebbe avere più protezione. Scendo in piazza soltanto per ringraziare, perché è importante il sostegno che in questi mesi abbiamo ricevuto da tanti cittadini comuni, tanti operai, tanti studenti, tanti giovani che evidentemente hanno soltanto sete di verità e di giustizia. E il loro sostegno, il loro interesse, la loro passione per la verità è il conforto migliore, è lo stimolo migliore, più autentico per cercare di andare avanti. Tutto il resto non conta. Guardando alla finestra ho riconosciuto immediatamente un gesto di solidarietà spontaneo, vero, che viene dal cuore. E quindi sono sceso perché mi sono sentito invocato dalle loro voci. Oggi invece non ho ricevuto nessun tipo di convocazione. A stento sapevamo che il CSM aveva incontrato i vertici giudiziari.
siccome io non sono un vertice giudiziario, poi mi hanno detto che c'è stata una convocazione ufficiosa per un momento pubblico di incontro col CSM, però nessuno ha pensato di chiamarci e quindi l'incontro non c'è stato. Teresi, Tartaglia, però, del bene di Matteo, vabbè, così, grazie. Questa vostra passione per noi è lo stimolo più vero, più autentico ad andare avanti, a cercare di fare il nostro dovere, consapevoli che il nostro ruolo è un ruolo di servizio nei confronti della collettività, dei cittadini, e consapevoli che queste manifestazioni di solidarietà, proprio perché sono spontanee, sono ripetute, sono genuine, sono più importanti di tutto, anche dei silenzi e delle reticenze. Grazie ai magistrati impegnati per fare verità e giustizia su quell'ignobile trattativa tra Stato e mafia. Grazie, 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 grazie. E da cittadino e da sindaco, sì, sindaco, io credo che sia necessario che dopo che il governo si è costituito parte civile nel processo sulla trattativa ignobile tra Stato e mafia, il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, venga in aula a sostenere la posizione da parte civile, venga in aula dando un segnale da che parte sta lo Stato e il governo.